Il Future Concept Lab negli ultimi 10 anni si è trasformato da centro di ricerca sulle tendenze in un centro dell'innovazione. Anche per questo motivo, nei seminari 2013, individueremo e analizzeremo i nuclei di futuro che stanno inesorabilmente cambiando il mondo e comprenderemo la loro accelerazione che trasforma in modo ineluttabile i segnali che erano deboli in tendenze, le tendenze in paradigmi, i paradigmi in forza economica e anche di business, le qualità distintive in quantità condivise, le nicchie in mercati globali e i prodotti esclusivi in esperienze inclusive. Tutto questo avverrà attraverso i nuclei generazionali. Per il nostro seminario sulle tendenze delle estetiche abbiamo cercato di immaginare come si relazionano le forze magnetiche di alcuni valori chiavi del settore della moda, del design, dell'architettura e dell'arte. Per questo motivo presenteremo i risultati della nostra ricerca non più frammentati, ma in tandem. Il primo tandem di tendenze si muove verso il terreno della distintività e dell'eccellenza, sia di prodotto che di processo, e si concentra su due temi caldi, l'esclusività e l'inclusività. La parola chiave del 2013 sarà prossimità. L'esempio più interessante, immediato, di prossimità ci arriva dall'analisi delle persone e delle generazioni, che sono i primi a fare esperienza potenziale di questa prossimità universale. Una prossimità definita non solo dall'annullamento della distanza, direi, fisica, che è frutto delle nuove tecnologie, ma anche da quella contiguità nelle differenze che emerge dalla nostra teoria dei nuclei generazionali. Per capire meglio il cambiamento in atto, oltre alle case histories che abbiamo sempre presentato, abbiamo pensato di presentare anche delle interviste video ai consumatori. Oggi i linguaggi estetici sono fortemente influenzati e affascinati dal tema dell'esclusività, che prende vita attraverso la nobilitazione di oggetti, ma anche attraverso processi virtuosi di crescita, apprendimento e cura della propria esperienza vitale. L'inclusività rappresenta l'altra faccia del nostro tandem, uno dei grandi temi che negli ultimi mesi sta cambiando in modo sostanziale il panorama dei valori globali e anche delle estetiche. I tre tandem proposti, esclusività, inclusività, ipermateria, smaterializzazione, per ultimo verità, rappresentazione, sono delle forze complementari che diventano sicuramente delle fonti per individuare delle nuove opportunità per le aziende e per i loro progetti. I nuclei generazionali, secondo noi, sono un po' come gli atomi, come i nuclei degli atomi. Hanno cioè una carica positiva, esclusivamente positiva, e sprigionano energia di legame. Quindi ogni nucleo, ogni generazione, possiede una carica positiva che produce un'energia di attrazione nei confronti sia delle altre generazioni e sia di soggetti che non sono parte di quel nucleo. Ecco, quindi da questo punto di vista possiamo parlare di una teoria dei nuclei generazionali.